E bentornati amici cinefili qui a Fotogrammi sulla nostra piattaforma di approfondimento e consigli cinematografici. Oggi vi voglio portare, possiamo dire, nel mondo maledetto dei fratelli di Innocenzo. È vero, voglio consigliarvi e raccontarvi un po' quello che mi ha lasciato il loro ultimo film, terzo film, attualmente al cinema, ed è stato in queste settimane tenuto banco, è stato il film italiano più visto in sala, ha riscosso grande successo di pubblico e di critica, ed è America Latina, un film che è un po' come loro, che sempre hanno detto che sono affascinati dai tentativi falliti, quindi da una natura imperfetta, da una natura che disturba l'occhio. Anche qui viene portata una storia umana di ispezione interiore per cercare un qualcosa che, a cui loro non danno una risposta, perché il loro cinema è bello in questo modo. Loro hanno dichiarato in qualche intervista che fare film non serve a dare dichiarazioni, ma servono per cercare un qualcosa. E qui allora la persona che cerca all'interno di questo film è il loro protagonista, Massimo, un dentista socialmente arrivato, perché ha un lavoro perfetto, è perfetto con i suoi dipendenti, ha la famiglia dei sogni con due figli e una moglie bellissima, due figlie bellissime, ha una casa in un posto sereno, tranquillo, una casa maestosa, grande, che avvolge da questo senso di protezione. Ha dei cani, la piscina, quindi non può desiderare niente di più. Ma cosa succede? Una mattina, per andare a prendere una lampadina da sostituire, scende in cantina e lì, niente, ci sarà un qualcosa che lo spiazzerà definitivamente e porterà a una sua personale ricerca interiore, indagine interiore, per capire cosa stia succedendo. E pian piano, in un certo senso, il suo mondo si sgretolerà. Io di più non si può dire, perché se questo film è stato presentato a Venezia l'ultimo anno, il 2021, con il massimo riservo, c'è un motivo, perché ci sono, diciamo, colpi di scena e degli elementi narrativi che vanno scoperti solo durante la visione del film. Che dirvi, Massimo è interpretato da un Elio Germano, che è un mostro di bravura, un mostro di attore che non ha paura di mettersi davvero a nudo e di dedicarsi completamente anima e corpo alla visione di questi due fratelli cineasti, che sono oramai dei veri e propri artisti. La cosa che mi ha colpito tanto è come loro con la camera riescano ad indagare, a scavare sotto i molteplici strati che Elio Germano riesce a dare del suo personaggio, e quindi si rimane affascinanti, intrigati, ma allo stesso tempo perturbati, spaventati. Un senso di inquietudine e irrequietezza ci avvolge, ci penetra fino alle ossa, però allo stesso tempo si è ammagliati, intrigati, perché Elio, da un certo punto di vista, riesce a, con anche il poco uso della parola, ma proprio con la sua fisicità, col suo respiro. È un film dettato dal ritmo del respiro di Elio Germano, che da tranquillo diventa poi affannoso, stanco, e poi viene circondato da un cast molto piccolo, ma azzeccatissimo e favoloso, che è quello che va a comporre, diciamo, la sua famiglia. E in particolare Astrid Casali, Carlotta Gamba e Federica Pala, che creano questa famiglia idilliaca, ma allo stesso tempo forse fin troppo idilliaca, che scaturisce poi nell'opposto, in quel qualcosa di inquietante che ci è difficile da leggere, e quindi allo stesso tempo diventa inquietante. Quindi, dopo che avete visto questa recensione, sarete andati a vedere il film, se avete già visto, per me una scena delle più riuscite, più thriller, più ansiogene, è quella del compleanno, del taglio della torta. È spettacolare. Grazie. Tornando un po' comunque al senso, che è sbagliato di dire senso, ma comunque all'essenza, ecco, del film. I fratelli di Innocenzo l'hanno presentato più volte, l'unica cosa che hanno lasciato un po' trasalire durante
alle varie presentazioni al Festival di Venezia e successivamente, che America Latina e amore, ed essendo una storia d'amore, è un thriller. E questa è un'ottima, diciamo, spunto di riflessione con cui poi vedere e riflettere dopo la visione del film, perché loro si fermano sull'esigenza naturale, antropologica dell'uomo di dover amare. Però ci si interroga quindi cosa vuol dire amare e qual è l'amore giusto per l'uomo, che tipi di amore esistono. E quindi diciamo, nell'introspezione di quest'uomo che pian piano si distrugge, arriva al punto di essere colpito da psicosi, da dubbi tremendi esistenziali, scaturisce dall'altra parte il suo imperterrito bisogno di amare. Però è un amore che possiamo dire da un punto di vista, un amore incondizionato, un amore intrigante, ma è anche un amore non convenzionale, inusuale, ma soprattutto socialmente inaccettabile, inappropriato, inconcepibile. È un amore che però intriga come anche nell'oscurità della propria personalità ci siano dei sentimenti che alla fine forse sono sempre nobili. E i due fratelli, in questo caso i due di Innocenzo, riescono a far trasparire in un modo comunque perturbante, d'impatto, provocante e provocatorio, agli occhi dello spettatore. Ecco, ho usato tanti, tanti aggettivi che si contraddicono un po', ma perché è un po' l'arte di questi due fratelli che nell'indagare un po' l'esistenza umana, sotto molti punti di vista, soprattutto, come vi ho detto all'inizio recensione, sui fallimenti, possiamo dire, i fallimenti magari non voluti, sugli errori non voluti, riescono a restituire degli specchi di realtà estremamente affascinanti, veritieri, intriganti. La cosa che mi ha esaltato di questo film è che io mi ero già innamorato del loro lavoro, già dalla Terra dell'Abbastanza, che è stato il loro film d'esordio. Con Favolacce c'è stata, diciamo, la conferma definitiva, ho detto questi due registi io li adoro, e quindi non avevo bisogno di ulteriori conferme con l'America Latina, ma sono rimasto ancora più estasiato perché è un film completamente distaccato dall'immaginario, dallo stile dei due film precedenti. Questo va a confermare che sono oramai stanno maturando, si stanno confermando come artisti veri e propri, perché sono riusciti a creare un film che non si colloca, diciamo, nella cinematografia italiana, è un film internazionale, è un film che parla semplicemente col linguaggio del cinema di tutto il mondo. Infatti America Latina poi tende un po' a distogliere l'attenzione, penso sia stato anche il loro interesse dal luogo, dalla specificità del luogo, il luogo proprio quella terra di passaggio tipica delle campagne, delle paludi latine, nei dintorni di Latina e le cittadine d'intorno, serve un po' a disorientare, a destabilizzare e a non dare dei punti di riferimento allo spettatore. Questo è anche gran merito del tipo di fotografie e stili di riprese che loro hanno voluto e sono riusciti a costruire, perché anche la costruzione della casa, che non ti dà nessun punto di riferimento allo spettatore per potersi orientare, e facilita, è quasi come se fosse lo stesso spettatore prigioniero in quelle mura domestiche che prima sembravano essere dei muri che difendevano l'armonia della famiglia, l'armonia e l'anima del personaggio di Massimo, ma poi in realtà si trasformano, si confermano essere una prigione esistenziale, una prigione umana, una tragica prigione antropologica. Ecco, e la fotografia quindi è la ciliegina che ha permesso poi la riuscita perfetta di questo lungometraggio, perché è una fotografia comunque affascinante, luminosa, sporca, armonica e disarmonica, perché si vede l'intento di voler, diciamo, seguire certi tipi di norme, ma dall'altra parte l'inevitabile attrazione per rompere queste norme e creare un flusso cinematografico, un flusso esistenziale, un flusso investigativo nell'animo dell'uomo. Ecco, quindi è una bellissima, possiamo dire, storia di amore, d'amore, e come dicono i fratelli di Innocenzo, quindi è un thriller.
E non mi resta davvero che consigliarvelo. Per completezza vi faccio i nomi anche degli altri membri del cast, perché comunque se è tutto riuscito, perché è un piccolo cast, piccoli elementi, ma se tutto è stato riuscito ad incastrarsi così bene, in merito dei fratelli Innocenzo e di tutti coloro che ci hanno lavorato. Quindi mi mancava nominarvi Sara Ciocca, Maurizio Lastrico, Filippo Dini e Massimo Wertmüller. Io vi esorto, se non avete ancora fatto, ad andare a vedere in sala al cinema America Latina e poi parliamone perché la cosa più bella è quando un film non ti lascia indifferente, ma anzi ti spinge a commentarlo, a rifletterci, a rimuginare, a cercare spiegazioni, perché è anche normale nella nostra natura umana cercare spiegazioni proprio è insito, e quindi riuscire un po' a rimanere, diciamo, ammagliati e colpiti dall'arte dei fratelli Innocenzo, di cui non vediamo l'ora di vedere prossimi lavori. Con questo vi ricordo di seguirci sempre, quindi metteteci like su Instagram, Facebook, cioè il nostro sito web, siamo presenti su YouTube, Spotify, eccetera. Mi raccomando, continuate a seguirci per avere sempre aggiornamenti e nuovi consigli. Come sempre, viva il cinema!